Buongiorno a tutti, io sono Luca di Scacciati del sito www.borsanti.it e oggi vorrei parlarvi di forza relativa. La forza relativa che cos'è? Intanto è un indicatore, in questo caso lo vediamo nella parte bassa dello schermo, questa linea rossa, e non è nient'altro che una divisione tra due strumenti finanziari. E praticamente serve a capire qual è stato il comportamento, per esempio, di un'azione nei confronti di un indice di riferimento. Cosa ci serve questa forza relativa? Appunto, a capire se il titolo in esame si è comportato meglio o peggio del suo mercato di riferimento. Qui, per esempio, in questo caso, su questa schermata abbiamo il titolo Fondiali Assai, che viene confrontato con l'Eurostoxx 50, quindi l'indice di riferimento per le blue chips europee, e come abbiamo detto prima, qui abbiamo l'indice di forza relativa, che in un colpo d'occhio ci fa capire come si è comportato il titolo, in questo caso Fondiaria, nei confronti dell'indice di riferimento. Per esempio, come possiamo vedere, dal 2003 in avanti la tendenza è stata positiva della forza relativa, il che vuol dire che Fondiaria ha performato meglio rispetto all'Eurostoxx 50. Mi occupo principalmente di analisi fondamentale e di azioni e utilizzo molto l'IFR, nonostante sia un indicatore tecnico, anche per l'analisi fondamentale. Perché? Com'è possibile utilizzare questo indicatore anche per l'analisi fondamentale? Semplicissimo, io quando individuo un titolo che ha dei buoni parametri fondamentali, vado a vedere se ha un IFR con una tendenza positiva. Perché se non lo ha, vuol dire che nel passato ha fatto peggio del mercato. E questo vorrebbe dire che qualcosa nei miei calcoli fondamentali non è andato o non sto facendo i conti giusti, perché il mercato quando riconosce una vera occasione in borsa, comunque questa azione che ha degli ottimi bilanci, avrà delle performance sicuramente, non dico positive, ma sicuramente migliori rispetto al mercato di riferimento. Proprio per questo vorrei portarvi degli esempi che nel passato si sono rivelati delle operazioni poi corrette. Per esempio, uno dei titoli che già tempo fa io segnalavo come un titolo molto positivo è appunto Tenaris. Come potete vedere, fin dal primo giorno della sua quotazione, la tendenza dell'IFR di Tenaris è stata molto positiva, il che vuol dire che questo titolo, da quando è nato, fa sempre meglio del mercato di riferimento, in questo caso l'Eurostoxx 50, ma potrebbe benissimo essere anche l'S&P MIB. Anche ora, dopo molti rialzi, praticamente dopo 5 anni di rialzi, l'IFR è ancora molto positivo, tant'è che si trova molto al di sopra della media mobile a 200 periodi che io ho messo sull'IFR. Vediamo per esempio un altro titolo di cui abbiamo parlato, sempre nei miei interventi, ERG. Come potete vedere, l'IFR di ERG addirittura nel periodo dal 2001 al 2003, quindi in pieno crollo delle borse, crollo poi del quale fa parte l'attacco delle Torri Gemelle, come possiamo vedere qui, come potete vedere, nonostante tutto, l'IFR di ERG è stato positivo in tutto il periodo di ribasso. Questo vuol dire che il titolo, come possiamo vedere, non ha subito il ribasso che invece ha subito la maggioranza dei titoli, compreso l'indice. Quindi,
cosa ci serve l'IFR unito all'analisi fondamentale? Ci dà un'ulteriore conferma della bontà di un titolo. Infatti, chi avesse comprato Erbe anche all'inizio del crollo, quindi nel 2000, ad oggi avrebbe guadagnato veramente un mucchio di soldi, perché addirittura il titolo ha fatto un massimo 26 partendo da 5 euro per azione. Mentre, come possiamo vedere, se uno avesse comprato l'indice non sarebbe ancora in guadagno nonostante siano passati diversi anni, proprio perché se ne sarebbe beccato tutto il ribasso. Quindi quando si trova un titolo sottovalutato con i parametri dell'analisi fondamentale che anche stiamo vedendo nel corso di analisi fondamentale che prosegue su Teletrading, una conferma da avere è sicuramente quella di un IFR positivo. Un titolo con dei fondamentali forti avrà sicuramente un IFR positivo. Vediamo per esempio un altro titolo molto buono, anche in questo caso Eni, IFR positivo in tutto il periodo in cui invece i mercati sono crollati. Vediamo un altro titolo che ha queste caratteristiche, Autostrade, guardate, stessa cosa, IFR positivo dal 2001 in avanti. E anche qui è possibile vedere che mentre tutto il mondo crollava, questo è un titolo che tra piccoli alti e bassi, ma non è sceso, è andato in laterale, sempre nell'ottica di investimento stiamo parlando. Vediamo invece come si presenta l'IFR di un titolo che invece ha dei fondamentali negativi. Alitalia, al contrario dei titoli che abbiamo appena visto, è il titolo che ho utilizzato nel libro Analisi fondamentale, che è in vendita sul mio sito www.borsanti.it. È stato il titolo che ho utilizzato proprio per fare gli esempi negativi. Vediamo che dal 2001 in avanti la tendenza dell'IFR è negativa, molto negativa, e questo vuol dire che dal 2001 in avanti questo titolo, Alitalia, ha sempre fatto peggio rispetto al mercato. Questa appunto è un'ottima conferma, l'IFR quindi è un'ottima conferma dei fondamentali dell'azienda. Ricapitolando, l'IFR è una semplice divisione tra qualsiasi strumento finanziario e un indice di riferimento che serve a vedere se l'indice, se lo strumento finanziario che stiamo analizzando ha fatto meglio o peggio del mercato. Se troviamo un'azione sottovalutata, aspettiamo a comprarla fino a che non abbiamo anche la conferma dell'IFR. Se l'IFR è al di sopra della sua media 200 periodi, allora molto probabilmente il titolo è anche molto buono a livello fondamentale, il titolo è solido e quindi abbiamo un'ulteriore conferma di acquisto. Continuate a seguire Teletrading, alla prossima!